Allora, ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi per presentarvi questo gioco qua, come vedete, del 1994 della Disney. Ora vedrete che cos'è. The Lion King, ragazzi, il Re Leone. Allora, gioco che abbiamo visto in molte versioni. Oggi lo andiamo a rivedere però in una versione che è un po' meno, diciamo, comune, che è la versione per Game Gear. Allora, giusto una piccola prefazione anche su questo gioco, in generale su questa tipologia di giochi. Io intanto adoravo il Game Gear come console. Intanto qua vediamo, andiamo avanti. Adoravo il Game Gear come console portatile. È stata forse la prima che ci ha permesso di avere una console, diciamo, casalinga. Quindi a colori, però in forma portatile. E il Game Gear alla fine riprendeva quelle che erano le caratteristiche del Master System. E niente, non era, diciamo, ai livelli ovviamente del Mega Drive, era più ai livelli del Master System, anche qualcosina meno, ma su quel piccolo schermo era un gran bel vedere. Ed era un'emozione unica, mi ricordo addirittura le pubblicità degli anni 80, mi sembra, o primi 90, di Jerry Calà, forse anche che faceva, insomma, lo spot del Sega Master, del Sega Game Gear, verso Natale. Mamma, che roba stupenda! E quindi era una console, credo che abbiamo adorato in tanti, con un catalogo molto ampio di titoli. E questo qua è un platform, ovviamente come sapete io adoro i platform e soprattutto questi della cartoni cartoneschi, insomma, della Walt Disney e insomma anche altri. Li adoravo proprio all'inverosimile, anche perché amavo i cartoni animati della Disney, così come mi piacciono tanti, sono dei capolavori assoluti, senza tempo, senza età. E questo appunto era una delle trasposizioni dei cartoni animati fatto appunto a videogioco. Ed era il Re Leone, cartone peraltro bellissimo, se non l'avete visto andate, guardatelo, ma credo che l'abbiate visto tutti. E ora noi gli diamo un bello start e partiamo. Ok, noi siamo questo che possiamo saltare o... Ah, quello ce lo mangiamo. Possiamo saltare oppure ruggire. Perfetto. Là c'è un riccio e quello mi sembra non buono. Quindi come regola ruggendo. Perfetto. Ok. Ruggendolo andiamo ad ammazzare il riccio. Ah, così possiamo guardare la visuale giù. Ah, bellissimo. Allora, come vedete, tecnicamente è un gioco molto molto valido. Questo anche qui è esattamente come si vedeva sul Game Gear. Ovviamente sul Game Gear, avendo uno schermo molto più piccolo, si notavano, diciamo, un pochino di meno le squarrettature, ma in realtà qui compensa con una risoluzione un po' più alta, era questo. Comunque, come vedete, la grafica è di tutto rispetto, anche la giocabilità. Molto molto, diciamo, semplice come i platform, molto scorrevole però bellissima. E noi siamo questo cagnolino qua che adesso però non so come mai. Ah, questa roba, oddio, che figata, guarda. E no, però occhio, allora forse dobbiamo scendere a sto punto, oddio. E vedete qua mi ha fatto male, lo schifosone. Comunque noi scendiamo, proviamo a scendere. Ah, così si rotola, insomma, ci sono tante. Ah, guarda, sempre questo. Andiamoci a prendere questa. Perfetto. Mica come mi sono spiattellato a terra. Ma di qua però non si può passare, quindi raga, dobbiamo andare indietro, eh. Attenzione, di qua c'è il riccio. Allora, andiamo di qua per la foresta. Il riccio è scomparso.
Ma è strano che io debba... Ocio. Eh no. Allora, o dobbiamo recuperare tutto a sto punto. Tutto qua non si può. Allora, se io... Ah, guardate. Guardate qua. Perfetto. Saliamo su. Non se riesco a salire là. Eh no. Cavolo. Oh. Guarda che... Ah, bisogna salire, forse. Bisogna salire. Perché lì non me lo fa? Quello non ci si può... Ok. Ok. Madonna, saliamo proprio in alto, eh. Ok. Ci dobbiamo andare su un po' a mo' di Super Mario. Ok, no. Ma vacca, trota. Ok. Qua. No, ma lì non si può andare, ma scusa. Ma... Ah, forse devo saltare. Ok, no. Sono spiattellato. Mamma, ragazzi. Insomma, tutto era facile. Ok. Ma però qua... Qua o salto là dove c'è l'altro appiglio. È l'unica cosa che posso fare. No, non ci sono arrivato. Vacca miseria. E però secondo me è di là che devo andare, raga. Secondo me... Eh sì. Ok, mizzica. Adesso... Bisogna capire... No. Oh. Tension. Ok. Che cos'era quella roba che c'era giù? Aspettate un attimo che devo prima... Voglio prima vedere... Fammi scendere. No, com'è? Che cacchio, voglio scendere. Ok. Cos'è sta roba? Una vita? Ah, deve essere una vita. Ok, adesso proviamo a risalire. Non riesco. Di qua non posso salire, però. Di qua non... Come si fa? Com'è che non posso salire? Se vado di qua, però, ricado. Mica così semplice a trovare la strada. Oh. Questo ci pigliamo la coccinella. Perché io non posso... Non posso andare sopra queste cose. Oddio. Oh, raga. No. Scandalous. No, mamma mia. Il problema è che sto cercando di capire un attimo. Eh no, di qua siamo già andati. È su di qua per forza. Ah. Insomma. Attenzione. Ma vacca trota. Però non è così... Così simple. Perché dovete beccare bene il... Vacca puttana. Dovete beccare bene la direzione. Vedete, non ci riesco! Mamma mia. Vabbè, così. Real rincoglionitz. Un reale rincoglionito. Qua. Qui sopra non posso andare, raga. Oh. Questo è un problema, però. Non c'ho figli. Ho altri tasti, qualcosa. No. Io non so, non saprei, giuro non saprei cosa fare. E come faccio ad andare lassù? Mamma mia. Ah, guardate. Se lì mi appiglio, ce l'ho già passato?
ma non così. Re Leone, ma mi sembra il re dei rincoglioniti, porca puttana. Mi sto... Allora, la giocabilità è un po'... Cioè, in realtà, o sono rincoglionito completamente io... Non riesco ad appendermi, raga. Non riesco a far niente. Niente, bisogna andare su, ma io non so assolutamente come devo fare. Non è facile. Non lo so, raga. Non lo so, raga. Non so. Non riesco ad arrivare là. Ah. E mo? Oh. Ho capito. Siamo alle solite. Oh. Ragazzi. Io non so come fare. No, di qua non si sale. Dai, Re Leone, arrivaci con la capocchia. Qua? Qua c'ero mai andato? Ah, su di là. Allora, andiamo, cerchiamo di andare su. Madonna, ma fa dei salti stranissimi. Devo andare... Ok. Di qua però non posso andare. Vabbè, abbiamo preso la vita. Adesso... posto, dai. Andiamo su. Mizzica. Ma dove vado, raga? Di qua? Oh, per forza. No! No! No, non puoi non riaggrapparti. Ma aggrappati! Ma vacca miseria. Non ci credo, devo rifare... Ma... Vabbè, dai. Ce lo stiamo... Ok. Qui siamo sempre... Oh! Una mega gemmona. Via. Bravo! Di qua non si può andare. Saliamo su. Ma qui siamo a quel punto là. Oddio. 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 Ce l'ho fatta! Dove... Cos'è? Oddio! Il lupo! Come faccio ad ammazzarlo? No, mi sta... Ma come faccio? No! No! Vabbè, dai! Com'è che si rotolava? C'era un modo... Prima... Riesco, raga. Non so come ammazzare il lupo. Così. No, così no. No, raga. Madonna mia. Come si ammazza il lupo?
niente. Ma col ruggito che cazzo gli devi fare? E questo è gigantesco. Non so come si ammazza il lupo, ragazzi. Il lupo, che poi cos'è? Una iena? Più con lupo, forse una iena. Ecco, sono morto. Vabbè, siamo arrivati però perlomeno al primo boss, non ho assolutamente capito come fare ad ammazzarlo. Comunque, ragazzi, questo qua era il Re Leone per Sega Game Gear. Non è facile in realtà da trovare la strada, eh. Sarà che col tempo mi sto rincoglionendo. Però il gioco è molto molto carino, un bel platform che credo riprenda la storia del cartone animato. E insomma, abbiamo fatto un bel tuffo indietro di quasi 30 anni oggi con il Game Gear, console veramente fantastica. Ragazzi, io vi do un abbraccio a tutti quanti e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!